sociali già incominciavano a volere cantare tutti insieme delle cose della canzone politica, per esempio, che prima invece il Folk Studio non aveva mai cantato. Io appunto ero partita cantando le ballate trovadoriche inventate da me, per poi arrivare invece a scoprire proprio tramite il Folk Studio l'impegno, la canzone politica, il canto delle filandere, per esempio, e lì è successo. Questo era importante, e piano piano, sempre col passare degli anni, sempre, ecco, questa è la virtù del Folk Studio, è rimasto fermo il Folk Studio, ferma la disponibilità della gente a sentire e della gente a parlare, ma diversa l'anima